lots and lots of room. Shut up! I'm trying to play video games! Come va, vicini di casa? Io sono Big House! E sono anche raffreddato. Ahimè, mi sono beccato un leggero raffreddore. Comunque, non c'è cura migliore se non giocare horror insieme a voi. Voi che siete fantastici perché abbiamo raggiunto insieme il traguardo dei 900 iscritti, dei 900 vicini di casa. E vi devo assolutamente ringraziare nuovamente per il supporto che mi dimostrate ogni volta. È stato bellissimo alzarsi dal letto l'altro giorno e vedere che ci sono 900 iscritti al canale, veramente... mi avete fatto davvero felice. Non so se nel raggiungimento di questo traguardo ci sia dietro lo zampino di farsa! Oppure no. In ogni caso, siamo di nuovo qui con Cryo Fear. Siete pronti per una nuova iniezione di terrore? Io sì. Eravamo rimasti qua, con il dottore che scappa come suo solito. Stecco? Occhi ben aperti, mi raccomando. C'è qualcosa di interessante qua, non ho guardato. Qualche siringa? Qualcosa? Mi sa di no. Niente allora, entriamo nel manicomio. È l'unica. Anche perché in ogni horror che si rispetti c'è sempre il manicomio in cui devi per forza entrare. Deep recorder, stay with the tape. Recorder. Sento delle strane urla. E anche un suono strano di sottofondo, a parte quello della pioggia. Come di statica strana. Molto strano, molto fastidioso. Allo? Chi è? Chi è che cammina? Forse... forse si stava meglio nella foresta. Proviamo ad andare di qua, eh. La luce della lanterna è... ok, è già abbastanza inquietante. Che c'è qui? Qualcosa di interessante? Sicuri che non c'è nessuno? Ho sentito dei passi prima. Tutto distrutto. Cioè qua crolla a pezzi ogni cosa. Stecco? Tieniti pronto. Niente. Ok, niente. Niente di bello, niente di brutto. Qua invece... questo posto è stato completamente razziato. Apri il cancello che blocca le scale. C'è bisogno di elettricità, mi pare alquanto ovvio. Anche perché non mi sembra che ci sia. Adam Tempsta. Chi è Adam Tempsta? È forse il detentore dei segreti di questo manicomio? Forse lui può dirmi perché non riesco a trovare nulla di utile in questo posto. Oppure perché continuo a sentire queste urla agghiaccianti, dire poco. Mi sembrano anche più vicine. Non sono riuscito a trovare nulla, quindi mi tocca questa scalinata. Come sono fortunato, vero? Ah, continua. Bene. Strani graffiti. Aspetta! Aspetta! Adam? Sei te, Adam Tempsta? Sei Adam Tempsta? Dimmi subito dove posso trovare qualcosa di utile. Niente da fare, Adam Tempsta non vuole dirmi nulla. E proseguiamo. Ok, devo andare qua. Sono arrivato ora alla conclusione che per attivare la corrente c'è bisogno di un generatore o un quadro elettrico. E dove si trovano di recente questi dispositivi alquanto utili? Nei sotterranei. E mi sa che è lì che stiamo andando. Stecco? Guardia alzata. Al massimo. Tieniti pronto. Finita? Sì. O forse no. Ah no, ok, è finita. Mancavano giusto quei 3-4 gradini. Che c'è qua? E questo sarebbe il generatore di corrente? Sembra più...
Sembra più un polmone d'acciaio. Beh, intanto qua ho trovato una bellissima torcia. Beh, fa luce. Sì, mi sa... Sì, mi garba questa torcia. Almeno riesco a vedere più diretto rispetto alla lanterna. Vediamo un po', ci sono dei pistoni... Non so. Forse se li prendo a bastonate funzionerà. Cuse? Ah, i controlli per i pistoni. Sembra una specie di puzzle. Io premo a caso a questo punto. BC. CD. E a questo punto facciamo la scala di E. Oh, così a caso! Così alla cazzo di cane! Cioè, io non è che sono stato tanto lì a guardare, ho fatto la scala così a cazzo, a B, B, C, C, D... Va bene, cioè, ok, usciamo prima che esploda quell'affare. O sono io che c'ho culo, oppure era dannatamente semplice. Cosa?! Che cazzo?! È esploso? Oddio, lo sapevo che sarebbe esploso. No. No, se fosse esploso... Non ci sarebbe più la corrente, giusto? Beh, ovvio. Cos'è successo allora? Dei vetri infranti, cos'è stato? Adam Tempsta? Sei stato tu, Adam? Adam? Adam non si vuole confidare tanto, eh? Adam? Adam? Cos'era quel rumore, Adam? C'è qualcosa che non quadra. C'è la tizia che vola. Quella che gli esce il bambino dalla pancia. Ok. Te la vedrai con Stecco. Vuoi vedertela con Stecco? Vai! Muori! Muori! Congratulazioni, è una bellissima bambina. Adesso schiattate. Dai, vieni! Stecco, mi stupisco nuovamente della tua straordinaria potenza. Benissimo, direi più che bene. Ah, ecco cosa si è aperto. Ecco che cancello intendeva, ok. C'è qualcosa di buono qui? Fa che ci sia qualcosa di buono. Allo? Oh, cazzo! Cazzo! È lì. Fermo. Fermo che ti piglio bastonate. Fermo. Fermo. Fermo! Muori! Che culo, che culo, che culo, che culo. Eccola qua! La mia pistoletta. È un po' meno figa senza la luce tattica, ma sono felice di rivederla. Eccoci qua con la pistola, adesso è mia! È mia! No! No, 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 no! Ok, vi piglio bastonate. Vieni! Va! E uno. E uno. Non voglio sprecare munizioni proprio ora. Forza, vieni. Vieni, fatti avanti. Devo prenderti a randellate. Forza, vieni. 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 Ah! Oddio! Oddio, muori, muori! Ok, ok, che culo, che culo. Sono felice, sono contento di riavere la mia Glock. Siringa, ti ho cercato. Fucile! Bene! Cazzo. Se voglio il fucile devo per forza sacrificare qualcosa, quindi... No. No, non potete chiedermi questo. No. No, non posso farlo! Stecco, ascolta, ci conosciamo da poco, però siamo già grandi amici. Forse per la tua lontana parentela con Manganello. Però... Lo sai quanto io ho bisogno delle armi da fuoco in questo gioco? Non farlo! Non ti azzardare a guardarmi con quella faccia lì! Lo sai che è difficile per me, ok? Già sono raffreddato e non sono nel pieno delle mie forze, quindi non rendere le cose più difficili. Te lo prometto, Stecco, ci rivedremo un giorno. Addio, Stecco!
Ok, vediamo un po' che c'è qua. Non ho ancora controllato qua cosa c'è. Una sala da bowling. È un po' strano in un manicomio, ma alla fine non è poi così male, voglio dire. Vengono qua, i pazienti vengono qua, fanno qualche strike tra un attacco di schizofrenia e l'altro, sai com'è. E questo? C'è qualcosa di strano a proposito del dottor Purnell. O dottor Purnell. Che bello, una siringa che non posso raccogliere. Maledetti 3 slot nell'inventario. Maledetto farsa! Spero che non sia merda quella lì sull'armadietto. Regler. Regler. Oddio! Facebook! Oddio! È tornato! È tornato Facebook! Facebook? Era da un po' che non ti vedevo, Facebook! Che cazzo ci faceva là dietro? Cosa c'è qua? Facebook? Mi nascondevi le munizioni? Facebook? Qual è l'obiettivo? Localizzare il dottore. Ok. Dottore! Dove sei? Adam? Adam Tensta, dimmi dov'è il dottore. Vediamo se su trovo qualcosa, anche perché qua non c'è più nulla da fare. Muoviti. Ok. Ah, di nuovo le urla. Che palle. Oddio! Oddio! Oddio, oddio! Ok, ok, ok. What time is it? It's shotgun time. Ok. Ah, era bloccato qui prima, quindi devo andare su. Adam Tempsta? Questo omino qua. Impostore. Lo sanno tutti che Adam Tempsta è quello là giù da basso. Quella specie di faccia a forma di cuore con gli occhi da cerbiatto. Chi c'è qua su? Qualcosa di utile? Sì. Hey! Questa mi sarà utile dopo. Sì, mi sarà utile decisamente dopo. Una volta che avrò scoperto dove devo andare e cosa sto cercando esattamente. Ok, sto cercando il dottore, però vorrei capire qual è la direzione da prendere. Dottorino! L'ho trovato! Vuole parlare? Cioè, dopo essere scappato tutto questo tempo, adesso vuole parlare. Voce sexy. Come closer. I can't. There's a big fucking death in the way. Simon, è pazzo pure lui. Cos'è che vuole fare? Vuole aprire il cancello. You got a gun. The subway. The guy you shot. Remember? Cioè, vuole un'arma nuova nonostante ne abbia già una? Sì, anch'io sono parecchio stanco. C'è un'arma nella sala da bowling? Non mi pare, però. Allora, da quello che ho capito, se li vado a prendere un'arma che si trova nella sala da bowling, dovrebbe aprirmi questo cancello. E se invece li sparo? Don't make me angry, Simon. E pensi di spaventarmi? Ha detto che si trova nella sala da bowling, ma io non ne sarei così sicuro. Dov'è? Forse in uno dei... No. Lì dentro è improbabile. Non saprei... Oh! Oh, ok! È questa qua? P345.45. È una Ruger? Ruger P345? La semiautomatica? Figata! Peccato che non ha munizioni. E io dovrei regalare questa bellezza al dottore? No, signore. Guarda, visto che non ci sono nemici, sono così sicuro di me stesso che giro così. Praticamente senza munizioni. E lascio pure indietro il fucile per portargli sta pistola, ovviamente. Gliela porto così. Vediamo cosa ha da dire.
Non trovo munizioni per questa pistola, comunque. Vabbè, senti, pezzo di culo, ho la tua arma. Sei contento? Riflettiamoci un momento, io non voglio dargliela. Però se non gli do la pistola che lui vuole, non mi dà la chiave per aprire il cancello. Quindi se dico di no, non mi dà la chiave. Va bene, ho deciso di dargliela, ma solo perché è scarica e non ci sono munizioni da usare per questa pistola. E anche perché mi serve il fucile che ho lasciato giù. Prenditela, goditela. There's no ammo in it, though. Trollato, pezzo di merda, eh? Senza munizioni cosa ci fai? Dammi la chiave. Ma col cazzo che ti credo? Col cazzo che mi fido di te? Trollata solo perché mi serve la chiave. Crazy bastard! Bastardo! Simon! Che faccia incazzata, ci credo, lo sono anch'io! Bastardo! Cos'è successo alla vita? Che cazzo... No! No, no, glielo fate passare lisce tante, ma questa... deve morire! Vado giù a prendere il fucile e lo ammazzo! Ok ragazzi, concludo in questo punto cruciale questa probabilmente breve parte di Cry of Fear, anche perché non mi sento troppo bene, ho un po' di influenza che mi limita e in teoria dovrei stare più a riposo, però farò un video per voi, questo e altro. Spero che il video vi sia comunque piaciuto, ho dato il massimo come sempre, e iscrivetevi per diventare dei vicini di casa, lasciate un like e un commento. Spero di tornare al più presto al massimo della forma e continuare così la parte 3 di Five Nights at Freddy's, terzo episodio che molti di voi mi hanno richiesto con impazienza. Vi ringrazio ancora immensamente per i 900 iscritti, vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta e ricordatevi, ci vediamo al prossimo horror. Ciao a tutti vicini di casa!